Ok, benvenuti ragazzi, sono Anchisius e oggi siamo su Mega Man Star Force 3 Black Ace. Ok, è successo un piccolissimo inconveniente, cioè per sbaglio ho eliminato la registrazione di questo video. Quindi cosa farò? Questo video sarà un po' particolare, nel senso che io guarderò l'episodio, quello che ho fatto in pratica, e lo commenterò, quindi vi lascio al video. Bella ragazzi! E quindi benvenuti ragazzi, sono Gizus e oggi siamo su un nuovo episodio di Mega Man Star Force 3 Black Ace. E Ace mi dice: benvenuto al quartiere nazionale della WASA. Salendo le scale e girando a sinistra c'è il comando della polizia Satella. L'ascensore sulla destra ti porterà al centro di comando della WASA. Visto che la dottoressa Goda sarà impegnata per un po', perché non parli con i membri del centro di comando? Penso che alcuni di loro potrebbero aver conosciuto tuo padre. Oh, ti prego di non andare al quartier generale della polizia Satella finché non saranno stati ultimati tutti i preparativi necessari. Riceverai un po' ma quando saranno pronti a riceverti. Credo che questo sia tutto. Ok ragazzi, quindi dobbiamo andare al centro di comando. Non ne ho la mia. Ecco qua, qua ho trovato che c'era il signor Dubius. Ehi Geo, quanto tempo non ci si vede? Salve Mr. Dubius, cosa ci fa qui alla WASA? Mr. Bolle mi ha chiesto di dargli una mano su un progetto. In fondo il mio capo, ti ricordi quando quella volta mi hai aiutato? A quel tempo vivevo la mia vita in un costante stato di diffidenza verso gli altri. Ero un tale stupido, adesso passo i miei giorni lavorando con i miei amici ed assistendo Mr. Bolle. Geo, per questo devo solo ringraziare te. Io non ho... Ad ogni modo, Genius, l'SFM che riprese il mio controllo, è stato ricostruito dal mio Hunter VG e adesso è il mio Wizard. Oh mio Dio. Cioè, più o meno la mia distrazione è stata, oh mio Dio. Cosa? Genius! Ho anche preso il cambio d'onda. La mia trascodifica è 020. Voglio diventare più forte e usare questo potere per poter aiutare la gente. Ma ho bisogno di allenarmi. Vorresti lottare con me come Mega Man per farmi migliorare? Eh sì, una bella lottina. No, avevo detto di no. È strano. Ah no, ok, avevo sbagliato a premere. Ok, andiamoci bene. Scusate, avevo sbagliato a premere, si vede. Basta, ho deciso, questa battaglia va tagliata, rimossa. Ragazzi, sto cercando di essere il più dettagliato possibile, il più preciso. Ah, mi ha detto la carta Chinyuswing, buono. Beh, non ti chiamano Mega Man per niente. Effettivamente, però avrei potuto fare di meglio, decisamente. Da qui si va verso il quartier generale. Ah, ok, dovevo andare verso il centro di comando. Devo aspettare andare verso il quartier generale della polizia di Satella. Comunque, dirigiamoci verso l'infinito e oltre. Ok, questo non sei Geo Stellar, Ace mi ha parlato di te. Oh mio Dio, ti prego di parlare con tutti i membri della polizia. Noto una somiglianza con tuo padre Kelvin. E pensare che la vera identità di Mega Man è suo figlio. Il destino è davvero ironico a volte. Ehi, non sei Geo? Sì, come fai a sapere chi sono? L'ho immaginato, un tempo ho lavorato con tuo padre. Oh, ho conosciuto mio padre, era molto più che solo mio capo. Ogni volta che uscivamo tirava fuori la tua foto e fieramente lo mostrava a tutti dicendo: questo è mio figlio. Davvero? Papà... Ad ogni modo, penso che questo ti potrebbe essere utile. È una cartella che nei test si è rivelata molto efficace nella lotta contro il DL. L'ho messa insieme io stesso. Geo riceve carta WASA. Grazie mille. Non importa quanto posso progredire la scienza e la tecnologia, alla fine sono gli umani a fare tutto il lavoro. A questo mondo ci sono alcune cose che non possono essere risolte dal computer. E effettivamente è molto vero. Messaggio in arrivo. Adesso è tutto pronto, vieni al dipartimento della polizia Satella. Ok, quindi dobbiamo andare nel centro, nel quartiere generale della polizia di Satella. Prima di parlare di Luna Plaz, vorrei riassumervi cosa sta succedendo ultimamente. Geo Stellar e Omega Xyz. Oh, piantala di girarsi attorno, di quello che devi dire. Cosa sapete della gente di cui vi siete scontrati ad Aloha? Erano Mrs. Tia e Jack. E c'era anche quel tipo dall'aspetto sinistro, Joker. Sono tutti membri di un'organizzazione chiamata Dealer. Corretto, il Dealer è capeggiato da Mr. King. È un gruppo di cybercriminali. Mr. King. Il famoso filantropo Mr. King? Sì, lo stesso. Il suo intento benefico è solo una facciata per le sue vere attività. Il suo piano è trascinare il mondo nel caos tramite i crimini cibernetici. Un altro orribile essere di cui occuparci. Mr. King? Quindi è lui il capo per la cui organizzazione lavorano Mrs. Tia, Jack e Joker. L'intero gruppo è una spina nel fianco. La vita quotidiana diventa più confortevole grazie allo sviluppo della tecnologia EM. Ad ogni modo, dall'altro canto, i crimini informatici che sfruttano quella tecnologia sono aumentati drasticamente. Hanno aumentato dai comfort della vita quasi come schernire la società, i crimini informatici sono aumentati e complicati su vasta scala. È quello che succede anche oggi, per esempio. Esattamente.
ed ogni volta però ci convincono loro. Recentemente hanno usato le carte piene di rumore per far andare fuori controllo i wizard fuori controllo. Carte rumore, esatto. Sì. Sono davvero un branco di luridi vermi. Ragazzo, facciamoli a pezzi. Aspetta un secondo, Mega, non è questo il momento. Avrete la vostra chance. Regina Tia, che conoscete come Mrs. Tia, e Jack, che sono i membri chiavi del DL. Vi siete comportati egregiamente contro Jack. Penso che siate sulla strada giusta. Bah, la prossima volta vinceremo di sicuro. Ad ogni modo, Joker non è qualcuno che potete affrontare al momento. Ma Acid e io potremmo probabilmente inventarci qualcosa. Cosa stai dicendo? La sua presenza nel DL ci causerà notevoli problemi. Quindi Joker è molto misterioso. Ehi, ehi, Acid, fatevi sotto, immediatamente. Proverò che voi e Joker non siete nessuno al mio confronto. Piantala, amica. Oh, Arthur. Chi è che arriva? Chi è questo? Dio. È vero ciò che ha ascoltato Arthur? Lui si è davvero unito al DL? Lui chi? Di chi stanno parlando? Io non mi sono unito al DL, tanto per... Parlano di Joker? Cosa sta... Chi è lei, signora? Ci spieghi meglio. Doc, sfortunatamente... Incredibile. Non riesco a credere che siamo giunti a questo. Doc, sono spiacente. Però al momento... Sì, Arthur. Lo so. Lo so. Grazie, Arthur. Credo che dovrei fare le presentazioni. Questa è la dottoressa Godal. E quindi era una dottoressa, io pensavo fosse un dottore. Lei dirige il dipartimento scientifico della Princessa Tella. È una persona davvero incredibile. È davvero un piacere poterti finalmente incontrare. Ed anche a te, Maggie. Maggie? Non ti piace questo nomignolo? Beh, allora, che ne dici di Meggers? Oddio. Ok, signora, basta scherzare. Manda all'aria questo posto se continua. Ok, non gli piace il soprannome. Datti una calmata, Maxis. La dottoressa è l'individuo più determinato che potrai mai incontrare. Oh, Acidina, non la smetterei mai di farmi complimenti. Anche Acid ha un soprannome ridicolo. Anche lui è uno stupido nomignolo. Piacere di conoscerla. Mi chiamo Joe Stellar. Sì, Arthur mi ha detto tutto di te. La tua cara amica si trova in un brutto guaio, vero? Sì, Mr. Bola mi ha detto che se ci fosse stato qualcuno in grado di aiutarmi, quel qualcuno sarebbe stata lei. Quindi sei amico anche di Aaron, eh? È un così bravo ragazzo. Un giorno diventerà uno splendido scienziato. Ok. Salterò subito alle conclusioni, ok? La prego. No. Non ne sono certa. Eh? Potrei riuscire a salvarla, ma non è detto. Cosa intende dire? Dottoressa, non credo che sia... Non temere, Arthur. Hanno tutto il diritto di conoscere la verità. Gio, questo è un caso alquanto difficile. C'è in gioco la vita di una persona, perciò non posso farti promesse. La scienza non è perfetta ed è onnipotente. Riesci a capirlo? Prez potrebbe svanire per sempre. Non intendo, non perderò la speranza. I tuoi occhi parlano per te e si dicono che non intendi arrenderti. Lo stesso sguardo negli occhi di Kevin. Lei conosce mio padre? Una cosa simile dubito che dovrebbe sorprenderti. Basta uno sguardo per capire che sono al mondo da tanto tempo. Beh, è vero. Beh, potremmo parlare di tuo padre un'altra volta, ok? Adesso so che non devo più preoccuparmi. Diventerai un giorno un grande scienziato, ne sono convinta. Grazie. Pensa? Questa signora è... Beh, è strana. Ritorna dalla tua amica. Naturalmente farò tutto ciò che posso per salvarla. Per prima cosa devo sapere esattamente che cosa le è accaduto. Questo è il primo passo. Intendo riparare l'antere della tua amica così come il suo wizard. Ci vorrà un po' di tempo. Non ti dispiace aspettare? No, certo che no. Grazie mille. Ragazzi, avete sentito? La dottoressa Gothel si metterà al lavoro per salvare Luna. Sì, è una grande notizia. Ma ha detto che non era sicura? Purtroppo ragazzi dovete capirlo, la scienza non è onnipotente come ha detto lei. Comunque ragazzi, questo fantastico episodio direi che può giungere al termine. È stata un'esperienza molto particolare anche per me, quindi se il video vi è piaciuto lasciate un commento, mettete mi piace e noi ci vediamo nel prossimo video. Bella ragazzi! Sono una minaccia quei cani! Saremo messo sulla fornace. Quando sulla fornace... No! No! Di nuovo! Ma no! Non mi faccio in mezzo! Non è giusto! Non è giusto!
vado a dormire.